Volete sapere il mio parere? Dopo l'hype iniziale secondo me sarà un flop. Che cagata questo gioco. Non ha il multiplayer. Non si combatte. Non si può griffare gli altri. Non si può costruire nulla. Che palle. È noioso. Vediamo com'è sto gioco di cui parlano tutti. Se ci faccio un video, anche senza informarmi su cosa sia, di sicuro faccio un sacco di visualizzazioni. Madonna che gioco di merda. Che fortuna che ci ho giocato solo un'ora e mezza cristonando per tutto il video. Anche se mi sono annoiato come poche volte, anche oggi ho portato a casa la pagnotta. Ora chiedo il rimborso così non ci spendo nemmeno un centesimo e ci guadagno solo. Ma, se immaginavi già che il gioco ti faceva cagare, visto che in rete da giorni c'erano miriadi di gameplay, perché l'hai comprato comunque? Questo è marketing, amico mio. Murmurs. Cosa ne pensi di questo gioco? Cosa ne pensi di questo gioco? Pensi di questo gioco? Pensi di questo gioco? Ok, ho capito. Anche se ci hanno fatto già miriadi di video, ora aggiungo anche il mio contributo. Il prossimo gioco che recensisco oggi per la rubrica Random Gameplay. A grande richiesta da parte dei 4 iscritti che ho, è niente di meno che No Man's Sky. Alla fine anche io ho comprato il gioco. Ma, a differenza di molti altri youtuber, sapevo già bene di cosa si trattava. L'avevo anche ben specificato nello scorso video su Spicci Salve, che ho pubblicato circa una settimana prima dell'uscita di No Man's Sky. Cos'è No Man's Sky quindi? Tutto si può riassumere in una sola parola. Esplorazione. No Man's Sky è esattamente quello che sto facendo nel gameplay che vedete ora a schermo. Girovagare di pianeta in pianeta alla ricerca di nuove forme di vita, animale e vegetale, così come di rocce, da catalogare. Punto. Allo stato attuale non è nient'altro. Le componenti survival, di combattimento ed il crafting infatti sono appena abbozzate. Il team di sviluppo ovviamente ci sta lavorando sopra per renderle più interessanti, ma non sono quelle l'obiettivo che vuole raggiungere il gioco. Per questo motivo mi pare abbastanza inutile soffermarsi su queste componenti. Se il gioco vi interessa, le lascerò scoprire a voi, visto che sono talmente semplici da non richiedere alcuna spiegazione aggiuntiva ai tutorial già presenti nel gioco. Non aspettatevi quindi di vedere combattimenti in questo video. Questa recensione la farò quindi decisamente atipica, come d'altronde anche questo gioco, che sta letteralmente spaccando in due, sia la critica sia il pubblico. Io, visto che l'ho comprato, ovviamente amo questo gioco. Ma cercherò di essere comunque il più oggettivo possibile ed aperto ai vostri commenti. In questo, una delle cose che mi ha colpito di questo scontro è che quasi tutti quelli che amano il gioco, nei pochi giorni da cui è uscito, ci hanno giocato parecchio. Da questo si evince che, probabilmente, la fazione amante del gioco non lo è solo perché segue la moda del momento. Molto più probabilmente è proprio il gameplay che ho descritto ad attirare questa fetta di pubblico. Ma può l'esplorazione attirare del pubblico? È la prima volta che un gioco si concentra prevalentemente su questo aspetto? Credo che, prima di giudicare questo titolo, sia doveroso fare alcune considerazioni sulla storia dei videogiochi. Il gioco più diffuso fra le ultime generazioni in cui l'esplorazione è uno dei perni del gameplay, anche se non il principale, è senza dubbio Minecraft. Ricordo ancora come se fosse ieri quando un mio vecchio amico, tipo 5 anni fa, mi propose di giocare a questo gioco per la prima volta. Quando lo fece mi disse che era un gioco in cui si poteva fare tutto. Ed io curioso gli chiesi se aveva qualche video o screenshot con sé. Mi mostrò quindi una roba come quella che vedete ora a schermo, senza le shaders e lo scudo che all'epoca dell'Halloween Update non esistevano ancora. La risposta lì per lì fu qualcosa di più simile ad un sonoro vaffanculo che ad una lode, ma mi disse comunque di provarlo, perché sarebbe diventata una droga. Così provai il gioco. All'inizio, come tutti i novellini di Minecraft, non sapevo cosa fare in questo nuovo mondo cubettoso, finii quindi per minare a caso ed uccidere in mod diurni a pugni, in un crescendo di scazzo e morti notturne. Poi col tempo, informandomi sul gameplay e conoscendo il griffing su questo gioco, sapete tutti com'è finita. Ecco, l'ingresso di No Man's Sky sul mercato è per molti versi simile a quello del capolavoro di Naughty Dog.
Anche qui nessuno ha saputo bene cosa fare, a molti il gioco ha annoiato. Ed, esattamente come Minecraft, anche questo titolo ha diviso il pubblico. Solo il motivo di questo impatto brusco iniziale è diverso nei due casi. Nel caso di Minecraft, a disorientare il pubblico sono stati l'innovativo gameplay aperto ed il complicato ed originale sistema di crafting, mentre con No Man's Sky è stato l'hype sul progetto, creato dal pubblico in base alle sue aspettative errate. Le considerazioni sul comportamento di Sony a riguardo, però, è doveroso farle dopo i dati che illustrerò nei prossimi minuti, e fra poco capirete il perché. Comunque, come detto da molti, è per me un fatto positivo che il pubblico sia così diviso. Vuol dire che, per una volta, si è fatto davvero qualcosa di originale, invece di seguire la massa, che le cose originali non le approva. Inoltre, come Minecraft, anche questo titolo verrà espanso in termini di contenuti, anche con l'intento di modificare e migliorare il gameplay stesso. In generale, tutti i giochi roguelike e tutti quelli che impiegano la generazione procedurale nella creazione dei livelli hanno come perno nel gameplay l'esplorazione, ma se ci pensiamo anche giochi di altri generi, come ad esempio gli MMO tipo Skyrim, ed in generale gli open world, condividono questa caratteristica. Ma c'è mai stato invece qualcuno che ha già inventato un gioco di pura esplorazione spaziale? La risposta è sì. Questo qualcuno è un italiano, si chiama Alessandro Vignola, è un programmatore e ha creato nel 2000 un gioco di cui ho già parlato nello scorso video, Noctis. In Noctis, come in No Man's Sky, ci troviamo in una galassia enorme generata proceduralmente, a partire dalla posizione dei pianeti, fino ad arrivare al livello del suolo, ove è possibile trovare animali, piante o anche esseri senzienti. E il vostro obiettivo è anche qui esplorare e catalogare in un database centrale tutto quello che trovate, in modo simile all'Atlante di No Man's Sky. Quindi, alla fin fine, come molti giochi moderni, anche No Man's Sky è in realtà un remake. Il tra virgolette problema vero di Noctis è solo uno. Usa come sistema operativo per girare il DOS. Di conseguenza non è forse il massimo a livello artistico per gli standard moderni e non è nemmeno in grado di girare sui PC di ultima generazione. Anche i comandi per giocarci sono poco intuitivi e complicati. Se volete provarlo comunque, lo trovate in descrizione, ove ho messo anche una versione moddata in grado di girare sui PC moderni. Non escludo un giorno di farci un gameplay sopra questa piccola perla, che fra l'altro è open source. Esistono però dei giochi 3D di pura esplorazione spaziale? Anche questa risposta è affermativa. Il primo che vi elenco è sostanzialmente un planetario in 3D. Questo software si chiama Celestia, è open source pure lui, ed è una rappresentazione fedele ai dati scientifici di tutto l'universo conosciuto. In questo, tra virgolette, gioco, infatti potrete navigare liberamente nello spazio alla ricerca di ogni corpo celeste mai studiato dagli astronomi. A ogni destinazione poi potrete con un clic avere tutte le informazioni a riguardo accedendo direttamente agli archivi delle società scientifiche come la NASA. Come potete vedere però, Celestia non usa ovviamente la generazione procedurale, né nella creazione del suolo dei pianeti, né nell'ipotizzare la presenza di pianeti satelliti alle stelle lontane, che appariranno quasi tutte spoglie da corpi celesti intorno a loro orbitanti. Ah! Se ve lo state chiedendo, non ho messo le note sul copyright per la musica che ho usato negli ultimi minuti di video, perché l'ho composta io col mio PC. Non ci credete? Andate a leggere in descrizione. Ricordo che lì, per ogni mio video, c'è un indice cliccabile per argomenti. Anche la musica di No Man's Sky è in parte prodotta in questo modo. Un planetario come Celestia, ma che utilizza la generazione procedurale per creare mondi lontani, anche galassie lontane, e Space Engine. Space Engine permette di esplorare in lungo ed in largo ipotetici pianeti remotissimi, localizzati in tutto l'universo conosciuto. Qui ad esempio siamo su una luna ghiacciata che orbita attorno ad un gigante gassoso, localizzato su una stella vicino al centro della Grande Nube di Magellano, una galassia satellite della nostra. Come potete vedere, anche in questo gioco il terreno non è molto dettagliato e non è possibile trovare sui pianeti forme di vita, ma il cielo è a volte impressionante. Guardandolo da un pianeta dentro la Grande Nube di Magellano, è infatti possibile ammirare uno spettacolo unico.
Quella che vedete occupare gran parte della volta celeste altro non è che la nostra galassia, la Via Lattea. Il cielo inoltre in questo punto è occupato da stelle luminosissime che si formano vicino al centro galattico. In questo gioco single player ed open source è anche possibile modificare tutti i corpi celesti o muoversi in una navicella. Questo gioco è stato creato dal programmatore ed astronomo russo Vladimir Romaniuk. Con l'ultimo titolo, anch'esso open source, che presenterò in questo video, andremo a fare ancora un altro passo in più. Altri sviluppatori hanno infatti preso a modello Space Engine ed il suo universo procedurale per creare un gioco tipo Elite ambientato nella nostra galassia. Il risultato è Pioneer, cioè il gioco successore di Vega Strike. Vega Strike è il gioco su cui si basava questo canale prima che conoscessi Minecraft e con cui ho pubblicato il mio primo gameplay che ha riscosso e riscuote negli anni un discreto ed inaspettato successo. Quando avrò tempo farò anche una recensione dettagliata di Pioneer. Dopo questa lunga premessa, mi addentro quindi nel mio personalissimo giudizio finale su No Man's Sky e sul comportamento che Sony ha tenuto prima del rilascio del gioco. Abbiamo visto in questi minuti che l'idea dell'esplorazione spaziale non è assolutamente nuova, ma allora è stato un atteggiamento corretto da parte di Sony lasciare illudere gli utenti dicendo a tutti frasi del tipo: vedrete il gioco quando sarà finito, è una cosa unica nel suo genere. Dopo quello che ho detto, il mio verdetto finale vi sorprenderà. Secondo me Sony si è comportata bene. Secondo me ha fatto bene a non svelare molto del gameplay prima dell'uscita, e non solo per motivi di marketing. Questo perché il grande pubblico non solo non conosceva in dettaglio l'esplorazione come genere di gioco, ma anche perché, e lo dico dopo aver provato a lungo il titolo, l'esplorazione in No Man's Sky è un'esperienza unica che non si può provare in nessun altro dei giochi che ho elencato prima. È vero, il gioco è lento e si cammina molto senza una vera meta, ma credetemi, mentre esploro questo universo procedurale a me il tempo non sembra passare, mentre spulcio in ogni angolo di un pianeta alla ricerca di qualcosa di nuovo o ad ammirare il panorama e fare screenshot. Molte delle mie personalissime foto le trovate pubbliche sul mio profilo Steam, raggiungibile dal link che ho messo in descrizione. Li trovate anche tutti gli altri giochi che ho citato in questo video. Personalmente, No Man's Sky è uno dei pochi giochi che riesce davvero a farti sognare ad occhi aperti. Un gioco che riesce a fare in modo che la tua mente viaggi in un mondo alieno anche senza lo schermo acceso. È come se il tuo cervello, alla visione dell'infinita creatività data dalle fredde formule matematiche utilizzate nel gioco, si attivi ed inizi a lavorare per conto suo. Già solo per questo è un gioco che senza dubbio consiglierei ad un artista in crisi di ispirazione. Quasi certamente non su tutti il gioco ha questo effetto, forse bisogna avere anche una mente portata per provare ciò, ma non potrete mai saperlo senza prima comprarlo. Se poi vi piacciono i giochi che vi ho citato prima, che potete provare gratis, l'acquisto è consigliatissimo. Alla fine non vi piace. Su Steam c'è una cosa che si chiama rimborso. Certo, il gioco attualmente ha anche delle pecche, come Spike Lee Lago Texture, che caricano lentamente, ma ricordatevi che tutto quello che vedete non è stato disegnato da qualcuno. La potenza di calcolo del vostro PC serve anche per disegnare questi mondi, e non credo che algoritmi tanto complessi siano di facile creazione funzionanti al primo colpo su tutti gli hardware possibili. Non mi sorprende quindi che dietro ad un progetto così ambizioso sia intervenuta la Sony. Un altro punto molto criticato, anche in funzione della mancanza presunta di contenuti, è il prezzo. È vero, il gioco costa 60 euro, ma il lavoro fatto dal team di sviluppo per creare ambienti credibili e vari è davvero pregevole. E qui torniamo sul punto che ho trattato nello scorso video. Avevamo visto come creare proceduralmente la vita animale possa essere molto difficile. Questo gioco però ci è riuscito benissimo. Ha utilizzato elementi matematici relativamente semplici, come i frattali e la tanto citata superformula, per creare organismi complessi, funzionali e belli da vedere. Questo lavoro, oltre a richiedere programmatori molto esperti, avrà richiesto la consulenza di un sacco di figure professionali parallele, che poco hanno a che fare con l'informatica spiccia.
Il prezzo quindi non mi sorprende affatto e non sorprende di nuovo che dietro ad un'opera simile ci sia la Sony. Le aggiunte che vorrei al titolo invece sono: la possibilità di guidare veicoli di terra per esplorare con più comodità e più da vicino di come si possa fare con l'astronave e la possibilità di crearsi una base, magari mettendoci dentro le specie animali e vegetali che si sono trovate in giro. Base che mi piacerebbe poter creare nell'ultimo pianeta che ho esplorato. Quello che avete visto per primo in questo video è che è una luna del gigante ghiacciato dove sono ora. Gigante ghiacciato che spesso si vede enorme all'orizzonte. Comunque, mi piacerebbe anche essere dentro ad una stazione spaziale da me costruita, con le stesse possibilità. Una veloce ed utilissima aggiunta potrebbe anche essere il rendere gli animali più aggressivi e più numerosi. Si potrebbe ad esempio fare in modo che gli utenti possano settare un livello di difficoltà pacifica, come quello attualmente presente nel gioco, fino ad un livello di difficoltà hardcore, dove ogni forma animale, erbivori inclusi, attacchi il giocatore e magari ci sia la morte permanente. Questo renderebbe il titolo, per chi vuole, un vero survival. Il pericolo per il giocatore poi aumenterebbe a dismisura, rendendo il gameplay davvero frenetico. Infatti le sentinelle robotiche che pattugliano i pianeti e che sono decisamente ambientaliste, non mancheranno anche loro di attaccare il giocatore. E fidatevi se vi dico che sono bastarde. Ora come ora però per farti attaccare, devi proprio andartele a cercare uccidendo a caso gli animali o spaccando tutto. Sarebbe inoltre buona cosa aumentare il numero degli NPC nei villaggi sui pianeti e nelle stazioni spaziali. Il gioco, ora come ora, sembra quasi totalmente privo di vita cosciente. Ma basterebbe mettere della gente che cammina a caso per la mappa, magari intenta a cacciare animali ed esplorare, o che vive negli accampamenti e nelle stazioni spaziali, con cui magari interagire per avere queste aggiuntive come avviene in giochi come Elite, per far sparire questo difetto con poca spesa di calcolo. Infine, discorso a parte va fatto per il multiplayer. Rendere un gioco così immenso in multi, come molti volevano e come ad esempio vuole fare l'MMO in sviluppo Star Citizen, è un'impresa oltre alla portata anche di Sony. 10 anni fa, parlando con un mio professore, gli chiesi se, per simulare il comportamento di un intero universo, fosse necessario avere un computer grande quanto l'universo intero. Capite quindi da voi come un multiplayer in tempo reale su No Man's Sky sia impossibile da realizzare per la grande quantità di dati che andrebbe gestita. Le azioni dei giocatori infatti non sono schematizzabili con semplici formule matematiche, quindi sincronizzare le attività di tutti i PC avrebbe costi enormi. Una possibile alternativa per avere un multiplayer dove si vedano gli altri giocatori potrebbe essere un sistema simile a quello usato per Watch Dogs. Cioè creare delle quest dove due o più giocatori interagiscano su aree limitate della mappa. Ad esempio si potrebbero fare delle missioni multiplayer dove un giocatore potrebbe avere l'obiettivo di assaltare la nave di un altro in uno spazio di gioco limitato, in modo simile alle missioni di profilazione su Watch Dogs. Altra piacevolissima aggiunta per gli artisti sarebbe poi la possibilità per i giocatori di esportare i contenuti del gioco generati proceduralmente, in modo che si possano elaborare con software come Blender o 3D Studio Max. Se questo venisse fatto, il gioco diventerebbe davvero un must per artisti e creatori di videogiochi. Mi farebbe poi molto piacere se anche la platea, che produce Planet Explorers, gioco più volte citato in questo canale, permettesse di importare queste creazioni nel suo editor e di esportare quelle fatte nel gioco. I due giochi ne guadagnerebbero entrambi. Sempre per i creatori di videogiochi, e nello specifico di mappe, potrebbe essere una bella idea usare il motore di gioco per creare delle mappe piatte. Mappe che si potrebbero poi usare per creare delle versioni multiplayer in tempo reale dello stesso No Man's Sky, in modo simile a come avviene oggi coi server di Minecraft. Cosa dire quindi per concludere? No Man's Sky è un gioco di esplorazione, e non ci vuole più di qualche minuto per capirlo. Gli altri aspetti del gioco sono al momento solo un corollario, ma non è detto che con le prossime patch le cose non cambino. Cosa ne penso quindi? Secondo me il gioco può essere bello o brutto a seconda di chi lo gioca.
Vi piacerà sicuramente se amate l'esplorazione in altri titoli, ma consiglio comunque di provarlo anche a chi non ama questo aspetto dei videogiochi. Esplorare un pianeta generato proceduralmente, con ogni cosa unica ed irripetibile, non è come esplorare i cubi sempre uguali di Minecraft. È un'esperienza che può essere unica. Per tale ragione, Sony ha fatto bene a svelare poco del titolo prima dell'uscita. In ogni caso ricordatevi che, se il gioco non vi piace, evenienza tutt'altro che rara, avete comunque la possibilità di farvelo rimborsare su Steam. Ed in ogni caso avrete provato qualcosa di nuovo. Con queste ultime parole, sperando di non venire più interrotto su Steam da amici vocianti che chiedono informazioni sul gioco e rompono l'atmosfera in cui questo vi immerge, vi do il solito arrivederci alla prossima.